Lord Sakai! Kenji, che cosa ci fai qui? Qualcosa è andato storto, mio signore. Cosa hai fatto? Niente. I mongoli prendono tutto il nostro cibo, riso, miglio, pesce, tutto ciò che possono rubare. Moriamo di fame. Hai detto nostro. Qui non è casa tua. Ho pensato molto alle vostre parole e ora voglio dare una mano a questi contadini. Dove sono i mongoli? Chi lo sa, si fanno vivi ogni tanto. Prendono il cibo e se ne vanno. Potrei attaccarli. Non è così facile. Hanno preso degli ostaggi. Se non gli diamo il cibo, ci... Ah! Ci sarà un modo per trovarli. Sì, c'è. Ma non vi piacerà. Questo sarò io a deciderlo. Venite a vedere. Ci hanno fatto radunare il cibo sulla spiaggia. Viene tutto dalla fattoria? No, anche da case abbandonate. Più un po' di caccia e pesca, solo per riempire le pance dei nemici. Cosa ti ha spinto a venire qua giù? Quando i mongoli mi hanno collegato a voi è diventato pericoloso spostarsi. Una fattoria fuori mano era più sicura. Cibo e bevande per i mongoli, ma questa botte di sakè è vuota. Intendi irritare ancora di più i mongoli? Non proprio. La botte è capiente. Potrebbe entrarci un valoroso samurai, per esempio. Sai cosa ci entrerebbe meglio? Un mercante di sakè grassoccio. I mongoli porteranno questa botte dentro al loro accampamento. Chi può fare più danni tra me e voi? Non so perché continuo a seguire i tuoi piani strampalati. Perché funzionano. Questa botte puzza come il tuo alito, Kenji. Le botti non si svuotano da sole. Preparatevi, signore, arrivano. Budigentergendach. Sì, prendete pure. Su, su, su. Baster Morigav. No, no, quella è Miko. È la mia cavalla! È mia! Nadamazat! Morbignich Bolson! Ai! Non potete farlo! Miko! No! Il piano di Kenji ha funzionato. Negium Harsinta! Ci Yagium Harsimo! Argiu! Negium Ben! Kentway Han! Oi! Udo Kikta Harta! Nat Hatsutsa! Incredibile! Ci avete salvati! Riporta il cibo alla fattoria. Dai la buona notizia a Kenji. Kenji?
Va bene anche se gli tira un pugno dritto sui denti? Cosa vuoi dire? È quell'imbecille ad averci messo nei guai. Voleva fare un accordo coi mongoli. Oh, Lord Sakai! Siete formidabile! Kenji! Lurida scimmia tra canna sake! Me ne occupo io. Voglio spiegazioni. È vero, ho venduto cibo ai mongoli, ma poi ho dato loro solo paglia e trucioli. Per profitto? Per salvare il cibo dei contadini. Credevi i mongoli non l'avrebbero notato? Non subito. D'un tratto è scoppiato il caos e i mongoli ripetevano: «Dacci il cibo o sei morto!» È stato un errore spingerti a renderti utile. Cosa? No, no! No, non sbagliavate, Lord Sakai! Posso farcela! Mi serve solo pratica. Non fare pratica quando c'è in gioco la vita della gente. Sì, mio signore. Ringrazia quel samurai se sei ancora vivo. Scusa, Taro, cercavo di dare una mano. Ah, sì? E allora strozzati col riso! Direi che in questo momento non ti va di chiacchierare. Ti saluto, Taro. Datti fuoco e lanciati in una polveriera mongola! Lord Sakai! Kenji, che ci fai qui? Vi è capitata un'occasione d'oro, signore. Lungo la strada c'è un campo nemico pieno di provviste, vestiti e medicine per decine di persone, forse centinaia. E i mongoli non ci sono! Piatto ricco! Ci siamo capiti? Cosa mi stai nascondendo? È molto semplice, niente mongoli, un sacco di roba. Ci serviamo e serviamo alla gente. Finché c'è una minima possibilità di fare del bene, andiamo. Sapevo che avreste capito, Lord Sakai. Come hai trovato questo campo? È da un po' che li seguo. Sono così arroganti da lasciare il campo incustodito quando partono per le incursioni. Allora chi stavi aspettando sulla strada? Chi io? Nessuno. Stavo andando al campo quando siete arrivato voi. Ci sono dei profughi vicino alla fortezza di Yarikawa. Hanno bisogno di provviste. Sono proprio le persone che intendevo aiutare. Che vi avevo detto? Mi viene da piangere dalla gioia. Guarda in giro. Prendi ciò che puoi. Abiti, cuoio, seta, legno. Possiamo aiutare molte persone. Visto che era una buona idea. Kenji, qui ci sono cibo e medicine. Una botte di sake. Tu ne sai qualcosa, Kenji? Pensate che io sia l'unico su quest'isola a vendere sake ai mongoli? Sì. Signore, mi ferite. C'è qualcosa di valore? Metalli preziosi, legni pregiati, tappeti? Del cibo, invece, cose che dei profughi affamati possono mangiare. Oh, certo, anche! Kenji! Io ti ammazzo! Tu chi sei? L'uomo che porrà fine alla vita di Kenji. Mi hai abbandonato! Non è vero! Ho cercato aiuto! Ti presento Lord Sakai, lo spettro. Uno di voi mi spieghi cosa succede ora.
Kenji mi ha fregato, ecco che succede. Non ti ho fregato! I mongoli dovevano pagare questa merce, ma non l'hanno fatto. E poi hanno preso in ostaggio il mio amico Natto. Dovevano pagare questa merce. Sentito? Sono tornati! Liberatemi, vi prego! Da dove arriva questa roba? L'abbiamo rubata ai cappelli di paglia. Lord Sakai, potete distrarre i mongoli. Così tu scappi via? Non proprio. Ho un'idea. Fidatevi. Basta con le idee. Prendi il tuo amico e vattene. Negium Harsinta. Ci uorsa. Alci! Colgiorno! Vittorcina! I mongoli ci hanno derubato! Uccidetele! Cappelli di paglia! Via! Uccidetelo! Kenji! E il tuo amico! Potete uscire! Siete al sicuro! Siamo qui! Siamo bloccati! Lord Sakai! Fateci uscire di qui! Vi prego, signore! Pensavamo di essere più al sicuro qui. Ma poi si è chiusa. Grazie, Lord Sakai. Sì, grazie. Sapete che succede adesso? Salirò su quella botte di sakè e rotolerò fino a... Kenji, credo sia arrabbiato. Lord Sakai, è sempre stata nostra intenzione donare i proventi ai profughi bisognosi al campo fuori dalla città di Yarikawa. Raccogliete tutto ciò che potete. E quando visiterò quel campo, voglio trovarlo pieno di cibo e medicine. D'accordo? Sì, signore. Sì, signore. Lo dicevo che sarebbe finita male. Male, ma ha funzionato alla perfezione. Ah, questa è perfezione. I mongoli sono morti, i cappelli di paglia sono morti e noi abbiamo ciò che vogliamo. Voglio dire, i profughi hanno ciò che vogliono. Lasciate che renda la katana leggera e affilata. Kenji, che ci fai qui? Lord Sakai! La risposta alle mie preghiere! Questo è tutto da vedere. Che succede, Kenji? Devo dei soldi a un bandito. Gon, il macellaio. Dovresti pagarlo. Lo farò, ma vuole vedermi in un posto in mezzo al nulla, così lui potrà tagliarmi la gola. Che cosa hai fatto per meritartelo? Mi pagò per consegnare sakè e medicine e io ne rubai un po' per aiutare i superstiti in fuga da Izuhara. Credevo che non se ne sarebbe accorto. Puoi aiutare la gente in ben altro modo, Kenji. Sono un idiota, signore. E vuoi che io risolva i tuoi problemi? Non potreste
restare appostato nell'ombra in caso Gon mi minacciasse? Se lo spaventate, metterà solo una taglia sulla mia testa. Stavolta i tuoi propositi erano migliori del solito. Ti aiuterò. Grazie, mio signore. Dov'è il denaro per il tuo amico brigante? L'ho portato, non temete. Gon ci incontrerà al ponte. Non è lontano. Fai strada. Ogni volta che finisco in un pasticcio come questo, ho una gran paura. Vuoi vivere più sereno? Smetti di rubare agli assassini. La prima volta che Gon mi ha beccato, non se l'è presa. Quante volte lo hai imbrogliato? 3. E tu che c'entri con il macellaio? Ero in debito con Taro Mano Rossa per certe wakizashi smarrite e Gon voleva del sakè per una festa. Così gli rifilai della brodaglia a un prezzo assurdo e saldai il debito. Il macellaio lo avrà apprezzato. Quella volta non se ne accorse, ma la seconda volta si arrabbiò e come. E che successe a Mano Rossa? Dissi a Gon che quel sakè era suo. Ma non pensavo certo che Gon l'avrebbe ucciso. Sei indaffarato. Lo so, signore. I guai mi seguono ovunque. Sei tu che li segui, Kenji. Dovresti farti qualche domanda. Ci incontreremo su quel ponte. Fermiamoci qui. Vai al ponte. Io troverò un punto da dove posso vedere bene Gon. D'accordo. Se qualcosa va storto, vi darò un segnale. Griderò: sono felice di vederti! Come desideri. Banditi, una trappola. Devo proteggere Kenji. Meglio fare piano. Alla baia. Così puoi vedere che sono solo. Non è necessario, siamo persone di fiducia. E i soldi? Naturalmente. E mi dispiace che la merce è sparita. Non so cosa sia successo. Non preoccuparti, Kenji. Perché Gon ha mandato tanti uomini a occuparsi di Kenji? Cosa sia, ti aiuto. Sei mai stato alla baia? Molte volte. Perché? Vicino alla baia di Atamo, un pescatore in combutta coi mongoli mi disse che lo spettro gli aveva inferto un duro colpo. Era sparito anche un fabbro. Credi ad ogni storia di spettri che senti? Non proprio, ma mi ha colpito un dettaglio. Prima che lo spettro attaccasse, in città girava qualcuno che vendeva sakè ai mongoli. Ti assicuro che non è un bel modo di campare. Però è un bel modo per creare un diversivo. Se lo spettro ha bisogno di infiltrarsi e poi fuggire. Quindi pensi che lo spettro si sposti travestito da venditore di sakè? No. Cosa devo fare? Devo comprare qualcosa dalla baia di Atamo. Dove si trova? Chi? Il tuo amico. Lo spettro. Suppongo tu l'abbia portato con te. Tu credi? Ridi ancora e ti strappo la lingua. Sono felice di vederti. Cosa? Sono felice di vederti. Ha capito? Sono felice di vederti. Uccidete questo idiota e lo spettro. Aiuto! Veniva da laggiù. Fermatelo! Non voglio che mi uccida! Uccidetelo voi! Uccidetelo voi! Non voglio che mi uccida!
Io vi devo la vita, Lord Sakai. Tu mi devi molto di più. Ditemi che volete. Sakè, lucido perselle, un bel... Kenji, perché rischi la vita per delle sciocchezze? Quali sciocchezze? Ho bisogno di cibo, soldi, un posto caldo. Tu mi hai aiutato a salvare Taka. Hai portato le medicine ai bisognosi. Già, sono stato eroico, vero? Tu hai un talento, Kenji. È ora di metterlo a frutto per salvare la nostra isola. Ma certo. L'onore è proprio il mio forte.